Mister Grandoni inizia la stagione ufficiale per il Savona, domani l'impegno in Coppa Italia contro la Massese, una Massese però che arriverà al Bagicalupo con tanti giovani. Come vivete questa vigilia? Direi finalmente giochiamo una partita che conta. Dopo 39 giorni, perché siamo partiti il 23 luglio, finalmente iniziamo a fare sul serio il Coppa Italia, ma serve il risultato, quindi siamo contenti, non vediamo veramente l'ora dopo tutti questi rinvii, anche se come sembra da massa verranno, non so, con una squadra magari un pochino rimaneggiata per le problematiche che hanno societarie, però noi dobbiamo guardare come è giusto che sia a casa nostra. Sappiamo tutti appunto che è il primo impegno ufficiale, quindi vogliamo subito iniziare bene, al di là di quello che è un discorso di risultato, proprio per capire io in primis a che punto siamo dopo questi primi 40 giorni di lavoro. Durante le amichevoli hai provato tanti giocatori, tante situazioni di gioco. Domani cosa ci dobbiamo aspettare in questo primo impegno ufficiale? Hai già pensato un po' alla formazione, qualche giocatore magari meno in condizione rispetto ad altri? Come pensi di gestire un po' il gruppo? Ma è normale che in questi 40 giorni, tra allenamenti in campo e amichevoli anche importanti, io mi sono fatto un'idea di quello che è il materiale umano a mia disposizione. Ci sono diverse possibilità, abbiamo soltanto due indisponibili per domani che sono Muzzi e Boilini, per il resto tutti a disposizione, quindi visto queste prime amichevoli e questi primi giorni di lavoro, dalle indicazioni che ho ricevuto, andremo in campo, ma non è che domani la squadra che scende all'inizio sarà quella che magari si piace definire dagli addetti ai lavori quella titolare. Saranno i primi 11 che andranno in campo, la stagione sarà talmente lunga, siamo ancora alla prima Coppa Italia, quindi domani i primi 11 andranno in campo, poi vediamo nel proseguio sia della gara che della stagione quello che poi accadrà. Una battuta su Capitan Ferrando, sembra ormai finita l'avventura con la maglia bianco-blu, dopo l'arrivo di Garbini ci si poteva aspettare forse un leggero sfoltimento nel reparto arretrato. Io ci ho parlato anche adesso con Federico, quindi non nascondo niente. L'ho ringraziato personalmente per quello che dal punto di vista umano ha dato in questi 40 giorni di mia permanenza qua a Savona. Nel calcio poi vengono fatte anche delle scelte, non sempre magari possono essere o condivise da qualcuno oppure magari possono così un attimino lasciare un pochino perplessi. Questo fa parte anche sia di questo sport ma della vita in generale. Io ripeto, dopo questi primi 40 giorni qua a Savona lo devo ringraziare per la sua grande professionalità. Il fatto stesso che lui oggi sia venuto a salutare i compagni, a salutare anche me, è sintomo dello spessore umano dal punto di vista appunto che Federico ha lasciato in questo spogliatoio. Però ripeto, nel calcio facciamo delle scelte. E in questo momento abbiamo fatto questa scelta. Quando uno si assume queste responsabilità, sempre dopo, sia la risposta sia stata fatta la cosa giusta oppure sbagliata. Il campo, e non soltanto, mi ha un attimino detto questo, e andiamo avanti senza Federico. E ancora una volta lo ringrazio per quello che ha fatto in questi 40 giorni a livello personale. Non devo assolutamente aggiungere niente per quello che lui ha fatto per il Savona negli anni precedenti, voi sapete molto meglio di me. Mi dispiace, capisco che quando il capitano viene meno può dispiacere, però purtroppo nella vita non sempre le cose sono belle. Il Savona torna nel girone A per quanto riguarda il campionato, dopo due stagioni con le squadre toscane, tu hai allenato anche lo Scandicci, come vedi questo raggruppamento con piemontesi e lombarde? Da quello che si dice, da quello che sembra, da quello che realmente magari sarà sicuramente un girone più tecnico rispetto a quello toscano. Però già l'altro giorno nel commentare appunto il sorteggio ho detto che, e lo riconfermo ancora adesso, che alla fine bisogna sempre giocare al calcio, quindi magari si alza il livello tecnico, si abbassa quello agonistico, però dobbiamo sempre fare risultati a prescindere dal girone. Quindi ci sono squadre di nome, squadre blasonate che puntano senza tanto girarci intorno a vincere il campionato già da diversi anni e noi non dovremo far altro che farci trovare pronti. Un appello speciale per i tifosi, Savona è una piazza esigente, lo ha dimostrato anche negli anni passati, cosa ti senti di dire?
Ma appelli io, a me non piace molto, e non lo sono, essere un po' un politico, gli appelli li lascio ai politici, dico semplicemente che noi dal primo momento in cui abbiamo iniziato questa stagione stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità e quindi io quello che dico e quello che dirò sempre è che noi ogni volta che ci alleneremo e che faremo qualcosa per questa maglia, di conseguenza per questa piazza, lo faremo io, il mio staff, i miei collaboratori, la società al massimo delle nostre possibilità. E una volta che uno dà il suo massimo non può altro che avere la coscienza a posto. È normale che questa, lo so perfettamente anch'io, è una piazza importante, una piazza che ha assaporato il calcio, come dico io, quello vero, dei professionisti e ha voglia di tornarci. Ripeto, non faccio nessuna promessa, ma l'unica grande realtà e verità è che noi daremo tutto noi stessi.